Bene, parlerò del tema dei capannoni industriali. Sono tutti purtroppo stati realizzati non con strutture antisismiche, senza involucri, con involucri senza alcun risparmio energetico, con materiali, pensate all'amianto, quanto ce ne abbiamo trovato e quanto ce n'è in tutto il paese ancora, quindi con materiali non biocompatibili e anche nocivi. Praticamente col nostro terremoto in questa zona così industrializzata è saltato fuori questo grossissimo problema. In questo anno e mezzo ho provato a fare un approfondimento anche storico del cos'è avvenuto, perché ci siamo trovati in questa situazione. E ho trovato solo un critico, ci sono pochissimi, è un argomento che pochissimi della storia dell'architettura se ne sono occupati, e se pensate all'ILVA forse vi darete la risposta del perché. Nelle università si è sempre preferito svolgere le esercitazioni sulla residenza, sulle scuole materne, sugli asili nidi. Dell'edificio industriale ci siamo, cioè non c'è preparazione, quindi c'è una grande lacuna dal mondo universitario, c'è una grande lacuna dal mondo della cultura, dell'architettura e delle strutture. Non vi sono biennali col tema dell'edificio industriale, e per questo che il sottotitolo, dopo tutte queste riflessioni che ho scelto, è quello delle cenerentole del mondo dell'edilizia. Ma le cenerentole è una cosa buona, la cosa cattiva è che hanno perso la vita quasi tutte le persone sotto ai capannoni, tranne il prete nella chiesa, nell'edificio storico. Quel terribile mattino del 29 ha colpito e ha ucciso le persone. E adesso provo a fare questo, come vi dicevo, questo piccolo excursus storico, in cui sono partita dall'archetipo: qual è stato il primo edificio, il primo capannone industriale. È stato nel periodo dell'Illuminismo, sotto Luigi XV. Questi che sono stati definiti visionaire sono le due Boulle in Francia e Owen in Inghilterra. Loro pensavano che tutto doveva ruotare sul lavoro, essendo appena iniziata la rivoluzione industriale, e il più grande visionaire che è riuscito a costruire questa città ideale, che è Chaux in Francia, quella che vedete a sinistra, è stata realizzata per metà, e lui aveva ipotizzato, guardate l'inserimento nel paesaggio, e pensate prima ai temi dei colleghi che parlavano di paesaggio, quanto i nostri villaggi artigiani sono inseriti con un impatto terribile sul paesaggio. Qui vediamo che 250 anni fa erano veramente molto più avanti di noi oggi, quindi l'inserimento nel paesaggio della città industriale di Chaux con le salinere Royal. Qua vedete l'archetipo, quello che sono andata a cercare. Quindi quello di sopra è il primo capannone ideale, gli abbaini sono gli evacuatori dell'antincendio, perché per estrarre il sale sotto ci sono dei canali sotterranei, e viene estratto e lavorato a Chaux, veniva nel periodo di Luigi XV lavorato il sale. Quindi quello di sopra, che poi vedete in fotografia sotto, quindi da 250 anni sono su edifici molto robusti, cioè tutto quello che non hanno i nostri capannoni. Edifici robusti, edifici molto belli e ben inseriti nel paesaggio, con delle grossi muri. Quindi da 250 anni fa, puoi andare adesso un po' veloce. Alla fine dell'Ottocento ho messo la prima sede dell'Olivetti e anche le nostre fonderie di Modena, come vedete anch'esse ancora su, cioè edifici con molta luminosità, una bella massa muraria, con un certo progetto di architettura, perché questo dove voglio arrivare, della mancanza di progetto nei nostri capannoni prefabbricati. Poi venivano da tutta Europa, il nostro Lingotto, la Fiat Lingotto è stato l'edificio più avanzato, per la prima volta una struttura in cemento armato in opera, con la bellezza che tutti penso conosciate. Questo è senza nessuna norma sismica, ha una certa antisismicità dovuto proprio al cemento in opera, è ritenuto il miglior progetto europeo. Quindi 100 anni fa, come 250 anni fa Chaux, eravamo avantissimo. Poi qualcosa è successo, che è il boom purtroppo edilizio, quello dagli anni 60 in poi. Vai pure. Ed ecco, questa è Mirandola dall'alto, ma potrebbe essere qualsiasi città italiana, perché
la produzione del prefabbricato con una bassissima progettualità architettonica e strutturale ha creato questi villaggi che, se pensate a show di prima, col paesaggio, con la sicurezza, siamo veramente fuori. Ma il manifesto di oggi per noi è quello di lasciare a questa settimana delle buone esperienze, delle buone pratiche. Qui ho preso a sinistra il più cenerentola di tutto, un archetipo, proprio non so neanche anche dov'è, però è quello che è la banalizzazione più totale, che è il peggio. Prima vi ho fatto vedere, secondo me, il massimo, prendiamo il lingotto o show, e qui prendiamo a sinistra il peggio della proprio non c'è progetto, non c'è una gerarchia dell'entrata, i condizionatori sono, i compressori sono all'esterno, la tendina orripilante, cioè la qualità progetto, cioè non c'è stato nessuno sforzo del progetto architettonico, e la produzione dell'industria dei prefabbricatori, essendo sicuramente basata sul costo per l'imprenditore, ci ha dato queste terribili costruzioni. Poi a destra vedete un po' di, purtroppo no, vai pure avanti, quello è il sisma dove sono avvenuti i morti, gira pure, quella è la Sharon Williams di Cavezzo, e l'altra, questo è quello di quanto sono insicuri e tutto quello che ho detto prima. Poi arriviamo alla parte buona, ecco, e qua iniziano alcune esperienze positive che già l'assessore Muzzarelli ha presentato al SAIE, scegliendo 12 esperienze di ottime ricostruzioni. Qua ne ho messe due o tre, guardate la bellezza di questo magazzino della Tecnoline a destra, poi più avanti la menu. Qua, come vedete, inizia a vedersi il progetto.